Storie, favole, leggende e tradizioni locali arricchiscono ogni paese e ogni vallone delle aree protette delle Alpi Cozie. In Alta Val Chisone, il Colle del Bet, con le sue rocce, i suoi laghi e le profonde miniere, è un luogo che ha colpito la sensibilità degli abitanti. Qui si racconta che il conte Borgogno dei Trucchietti, signore della Val San Martino, mentre si trovava di sera con il suo fido menestrello al Colle del Bet, sentì una musica ammagliante a cui non seppe resistere. La dolce melodia veniva da alcune rocce e da queste, attraverso un'apertura, comparve una donna giovane e bellissima che lo invitò a entrare. Il fedele menestrello cercò di convincere il suo signore a desistere, ma tutto fu vano. I due giovani scomparvero dentro la fenditura delle rocce, che si richiuse immediatamente, lasciando un velo di tristezza al servitore. Passarono i giorni e il conte si accorse che la sua compagna perdeva la grazia e la bellezza di un tempo. Volendo ritrovare momentaneamente l'antica libertà, solo quando pronunciò il nome di Dio, promettendo di tornare, Borgogno vide scomparire quel mondo magico. Si ritrovò nuovamente al colle, in compagnia del menestrello, che lo aveva atteso per tanto tempo. Amareggiato e pentito per non aver resistito alle tentazioni, si recò a Roma per ottenere il perdono. Trovato un religioso, subì un'amara sorpresa. Il religioso conficcò per terra il pastorale, dicendo che il perdono gli sarebbe giunto solo quando il pastorale stesso fosse fiorito, cosa impossibile. Disilluso e triste, il conte ripartì per tornare al Bet. Il religioso, pentitosi di non aver concesso il perdono, inviò i suoi servi a cercare il nobile penitente, ma inutilmente. Il conte Borgogno aveva mantenuto la promessa ed era tornato in quel mondo magico fra le rocce del colle del Bet. Da allora il fedele menestrello attende il suo signore. Chi sale oggi al Bet potrebbe incontrare un vecchio appoggiato a uno strumento musicale. È il menestrello che pazientemente aspetta ancora il conte. Poco più in basso, nel borgo alpino di Laval, è ambientata un'altra storia. Tanti anni fa, sotto lo stile versante orientale del Monte Banchetta, un drago era venuto a prender dimora. Aveva scavato lassù una buca enorme e con la testa rivolta verso la Val Troncea aspettava che la campana della chiesa suonasse la dolce melodia per annunciare la nascita di un bimbo. Poi, udito il suono, si lanciava con un balzo che faceva tremar la montagna. Due bambini scomparvero e due madri morirono di dolore. Si stabilì che la campana non avrebbe suonato più. A Laval viveva Benedetto, un allegro ragazzo rimasto orfano. Un giorno aveva trovato, abbandonato in un prato, un piccolo flauto. Lo aveva raccolto e aveva imparato a suonarlo bene. La sola tristezza gliela procurava ora quella campana che non faceva più sentire la sua voce. In occasione dell'avvicinarsi del Natale, decise di salire sulla montagna. Si armò di un coltello, prese il suo piccolo flauto e partì. Si inerpicò velocemente e raggiunse la vetta all'alba. Trovò il drago addormentato su un ripiano sotto una parete rocciosa. Era davvero enorme e Benedetto non sapeva come comportarsi. In quel momento scorse un gran masso in bilico sulle rocce poste sopra il drago. Corse verso la roccia, tentò di smuoverla. All'improvviso
il masso ondeggiò e colpì il drago facendolo precipitare verso valle. Anche il ragazzo cadde, ma fu tenuto da un cespuglio. Vide il suo flauto spezzato, ma allo stesso tempo gli apparve un angelo che raccolse lo strumento e glielo porse nuovamente intatto, dicendo: «Eccoti il tuo amico, ragazzo. Ora puoi andare a portarlo nel luogo da dove esso è venuto». Così dicendo, gli indicò un sentiero. Il ragazzo sorrise e si incamminò. Non sarebbe più ritornato alla valle, ma sapeva che la campana, tra qualche giorno, avrebbe nuovamente ripreso gioiosamente a suonare.